Unire le forze nel collettivo di Vital Frosi, 12 luglio 2023. Amati, quando ricordiamo il messaggio di Gesù Cristo che disse: dove due o più sono riuniti nel mio nome, io sarò in mezzo a loro. Forse non ci rendiamo nemmeno conto di cosa significhi, di quanto sia potente l'intenzione collettiva. In realtà questa metafora ci mostra che unendo due o più persone nella stessa intenzione, il potere della intercessione diventa un potenziale immensamente più grande. E se a questi due se ne aggiunge un terzo, non aumenta solo di un terzo, ma all'infinito, perché tutto è potenziato. Quando diciamo che la linea temporale della Terra è cambiata nel 2010, facendo passare così il pianeta attraverso una transizione più dolce e tranquilla, questo è stato possibile solo perché l'umanità ha raggiunto la necessaria massa critica di coscienze, vibrando alla stessa frequenza. Questo e tanti altri esempi, anche se la stragrande maggioranza non ha nemmeno questa conoscenza. È necessario che la massa umana, che sta risvegliando la propria coscienza, inizi a far valere la propria potenzialità nella co-creazione. Co-creare non significa solo creare cose nuove, ma soprattutto cambiare la realtà esistente o ancora esistente. Possiamo anche cambiare qualcosa che sta per accadere in seguito. Ed è proprio su questo aspetto che si concentra il testo di oggi, poiché ci troviamo in un periodo di grandi cambiamenti. Possiamo cambiare ciò che può ancora portarci dolore e disagio, perché il gruppo di controllo dell'umanità, sapendo che il suo tempo è scaduto, vuole causare più danni possibili. Non entrate nella vibrazione della paura, della rabbia e del giudizio, ma dissipate le energie oscure della paura inviando energie amorevoli di pura luce cristallina. Niente è più potente della luce, che in realtà è puro amore. Nessuna forza, per quanto potente possa sembrare, può piegare l'energia della luce e dell'amore. Quando l'oscurità non avrà più alcuna frequenza da creare, semplicemente si disperderà, perché, come abbiamo detto, non è altro che l'assenza di luce o di amore. Abbiamo un evento molto preoccupante di natura climatica tra oggi e domani in buona parte del Brasile. Tutto il sud, parte del centro-ovest e il sud-est sono a rischio per la formazione di un ciclone extratropicale che colpirà un'area insolita nella storia della climatologia. Con un grande potenziale di danni, questo episodio sta mettendo in apprensione le persone, ma come sappiamo possiamo unire le forze per mitigare la furia di questo evento. Uniamoci in quante più persone possibili ed emaniamo luce in questa parte del Brasile, compresa una striscia di Argentina e Uruguay, oltre al Paraguay. In qualsiasi momento del giorno o della notte, tra oggi 12 luglio e domani 13 luglio, invieremo per alcuni minuti una luce cristallina che si estenda in questa grande regione. Può essere luce violetta che trasmuta le energie negative che creano la forza del ciclone, oppure una luce bianca cristallina che illumina tutta l'oscurità racchiusa nella sua energia. Mentre immaginate mentalmente questa luce, inviate anche vibrazioni amorevoli a coloro che ancora si compiacciono del dolore e della sofferenza dell'umanità. Pensate alla gratitudine per la forza collettiva e per lo spirito di Gaia, per avere risposto a questo grido nell'intento di aiutare il prossimo. Sì, perché il prossimo è voi e anche me,
poiché siamo tutti uno con la sorgente creatrice. Anche se state leggendo questo testo dopo che l'evento è accaduto, inviatelo allo stesso modo, intendendo il collettivo che ha formulato le sue intenzioni il 12 e il 13, perché nelle sfere superiori di coscienza non esiste un tempo lineare, tutto è sempre adesso. È sempre il momento di fare del bene. Siamo trasmettitori e ricevitori di energie. Tutto è energia e ciò che emaniamo sarà anche ciò che riceveremo in seguito. Quando l'umanità comprende questo processo di scambio, nient'altro può danneggiare nessuno, perché nessuno riceve ciò che non risuona con la sua vibrazione, cioè alla sua frequenza. Chiediamo quindi collettivamente agli spiriti della natura e allo spirito di Gaia di dissipare le energie negative che formano questo ciclone. Che tutti i vostri figli, siano essi umani, animali o vegetali, così come le proprietà, siano sotto il manto protettivo della nostra madre Gaia, che come ogni madre proteggerà i suoi figli. Sono Vital Frosi e la mia missione è l'illuminazione. Namaste. Traduzione e voce Marina.